Ok, cominciamo a muovere queste gambe e a far pompare il sangue, ragazze. State andando alla grande. Manteniamo il battito, mancano solo 30 minuti. Volete vedere i risultati, sì o no? Oddio, sono già esausta. Non si accorgerà che mi sono fermata. Lily, qual è la regola sulle gomme? Mi sa che mi sta guardando. Dopo potrai riaverla. E adesso sciogliamo quei fianchi. Wow. Devo essere velocissima. Meno male che ho delle scorte. Quanto brucia. Adesso faccio un palloncino. È la mia palla per gli esercizi. Tu stai architettando qualcosa, ragazza. Idea geniale, Lily. E 1, 2, 3! Ah! In difesa, dai! Prendi la palla e segna! Vai, vai, vai! Ehi, vuoi una caramella? Oh no! Non hai letto il cartello? Niente cibo qui. Le regole sono regole. Stanno per segnare! Che cosa abbiamo oggi? Oh! Sono rovinata! Chi mangia tutte quelle caramelle? Per favore, non chiami i miei! Oh! Oh oh! Sto vedendo le stelle! Ma mi è anche venuta un'idea! Oh sì! Ciao! Prendi una palla e tagliala in questo modo! Vedi questo spazio vuoto? Riempiamolo! Ci puoi mettere un sacco di roba! Ho preso una palla, vedi? Ehi, stai meglio! Cosa? Incredibile! È il mio preferito! La partita è molto più bella così! Oh, nascondili! Guardiamo la partita, coach! Ok! Fallo! E ora entri! Solo uno, per favore! Ok, ma quello buttalo via! Niente cibo al cinema! Ma l'ho appena comprato, la prego! Non mi farà mai entrare con questo! Devo trovare qualcosa! Date un'occhiata ai miei nuovi pompon! Sono solo una bella cheerleader, non vedi? Forza, squadra! Evviva, sì! Un ingresso solo! Vestito interessante per un film! Non mi piace! Grazie! Goditi il film, signorina! Un altro giorno, un'altra lezione. E potrei usare una bella sferzata di energia. Ho tanta voglia di zucchero. Il solo odore mi rinvigorisce. Ehi! Sento quello che penso di sentire. Oh? Ok, prendi. Solo un morso, ok? Ehi! Ma stai mangiando tutto! Ma che buona! Sì, lo so. La mia preziosa barretta di cioccolato. Devo nasconderla meglio. Lontano da quella strega di Bella. Ma come? Beh, ho molte matite. E meno male. Unisci le matite con lo scotch in linea retta. Posiziona la barretta di cioccolato su un'estremità, quindi arrotolala come un burrito. In questo modo non si vede. Finalmente tutta mia. Prova adesso, Bella. Avrei dovuto pensarci prima. Sento odore di cioccolato. Ma non vedo niente. Cosa?
Qui non c'è niente da vedere. Il mio naso deve essersi confuso. O forse ho un emicrania. Buongiorno! Inspirate ed espirate. Congiungete i palmi e piegatevi in avanti. Di nuovo. Non di nuovo. Che imbarazzo. Scusate il ritardo. Oddio, quasi non mi prendeva. E ancora. Così dovrei farcela. Che cos'è questo rumore? Srotolo il materassino qui. E ci sono. Ma prima, un po' di snack. Ops, il lato sbagliato. Braccia in fuori. Congiungete i palmi. È lei quando è arrivata. Non ci credo, non se n'è accorta. È il mio momento. Ne prendo uno adesso che sono giù. Veloce! Un piccolo morsetto qui. E allungate le braccia. Sofia, ho portato i nostri dolcetti preferiti. Essere la tua compagna di banco ha dei vantaggi. Devo togliere le mie cose. Spero che oggi non sia troppo noioso. Mi serve qualcosina di zuccherato. Grazie, amica. Questi involucri sono difficili da aprire. E dai! È come se ci fosse un lucchetto. E poi la Pangea si è spaccata. Sul serio? Ma non seguite alcuna regola? Oddio, fa come se niente fosse. Fa finta di ascoltare. Ma che cosa sta succedendo? Dolci, eh? Non può prendermelo. Giuro che mi si è fermato il cuore. Ma dov'ero? Gli adulti sono così ingiusti. Questo burro cacao assomiglia al mio dolcetto. Sono della stessa grandezza. Fammi vedere. Prima apri il burro cacao. Usa un cucchiaio per tirare fuori il prodotto. E una volta vuoto, mettici dentro il dolcetto. Nascosto perfettamente, no? Perché non ci ho pensato io? Wow! Ma è geniale! Oh, che buono! Hai salvato la giornata! Insomma, stavo dicendo... È l'ora della ricreazione! Ah! Oh, che ipocrita! Fermati! Alla festa niente cibo o bevande! Oh no, ha mandato via quel tipo perché aveva del cibo! Come farò con le mie caramelle? Ne ho bisogno! Le mangio subito! Che buone! Oh, posso nasconderne alcune qui! Su per le maniche e nei calzini! Ok, dovrebbe andare! Fammi vedere! Hai cibo o bevande addosso? Mi prendi in giro, posso vedere le tue caramelle, ragazzina. Caramelle, solo parte dell'outfit. Avanti, va via! Oh, perché non mi ha creduto? Ehi, aspetta. Forse può tornarmi utile. Comincio tagliando proprio qui. Ecco. E adesso posso cominciare a smontarla. Addio, fiori. Eccoci, questo era l'ultimo. Adesso ho solo lo spago. Lo stendo in modo che sia lungo e dritto. E ovviamente adesso è il momento di aggiungere delle strisce di caramelle. Le allineo lungo lo spago in questo modo. Posso continuare per tutta la lunghezza. Guarda quante caramelle, che delizia! Le capovolgiamo sotto. Dovrebbero essere come dei nastri più o meno appesi allo spago. Aggiungiamone ancora di più, che buone! E poi ovviamente devo mettere i fiori, giusto? Così è più credibile, poi sono anche carini. Ok, penso che vada bene adesso, fammi controllare. Sì, si è trasformata in una gonna davvero carina, sono così intelligente. Ehi, posso andare alla festa adesso? Eri la ragazza di prima. Lascia che dia un'occhiata più da vicino.
Bene, stai benissimo. Ma prima un limbo. Vai sotto, puoi farcela. Sì, è stato divertente. Oh mio Dio, è stato così difficile. Mi serve qualche caramella per riprendermi. Non se lo aspetta proprio. Deliziosa. E adesso ho abbastanza energia per ballare tutta notte. Festa, festa, festa. L'insegnante sappia che sono in ritardo. Che mi sono persa. Qualcosa di noioso come sempre. Avrei dovuto mangiare. Mi farò un piccolo spuntino. Le mie patatine preferite. Ho già la colina in bocca. Ma che odore di buono. Cosa? Conosci le regole? Scusi. Dovrò aspettare. Non farmelo fare. Non vuoi proprio seguire le regole? No. E allora esci. Bene. Mi gusterò il mio spuntino altrove. Le sue regole sono ridicole. Dovrei morire di fame, secondo lei? Aspetta. Ma il mio raccoglitore? Forse potrei usarlo come travestimento? Sì. Svuota il sacchetto delle patatine e poi continua a piegarlo in questo modo. Continua finché non è al rovescio. Poi usa due clip come questa e attaccale al fondo. Rimetti le patatine in busta. Poi arrotolala e fissala con un'altra clip. Ok. Adesso metti gli anelli del raccoglitore attraverso le clip. Quindi richiudi il raccoglitore. Sarà epico. Stai tranquilla, fa come se niente fosse. Bella? Niente cibo, non vede? Va bene, torna al lavoro. La professoressa non si immagina che sono proprio qui. Basta non fare rumore quando mastichi. Ti ho vista. Visto cosa, Betty? Questa lezione non finisce più. Finalmente una pausa. Tutti questi esami mi hanno fatto venire fame. E hai indovinato? La mia preziosa gomma. E che odore. Non fare troppo rumore. Piano. Ci sono quasi. Ancora un pochino. No! Ah? Gomma? La voglio! Proprio come temevo. Tenete, contenti? E per me? Devo fare una bella scorta. Ma ho un'idea! Togli la parte superiore dell'evidenziatore. E ora togli l'inchiostro. E ora mettici i dolcetti. È straordinario, no? E nessuno sospetterà di nulla? Visto? Silenziosa come la notte. Qui non c'è niente da vedere. Bella lezione oggi, non è vero? Arriviamo a 100, forza, su! Non credo di farcela. Forza, Sofia! Li vuoi i muscoli oppure no? Niente piagnistei, su! È normale sudare così tanto? Ci siamo quasi! Ma mi sembra di morire! Ok, va bene, 5 minuti, ragazza. Oh, questo era tosto. Ho setissima. Ah, scusami. Questo è un bilanciere. Ci sono lecca-lecca all'estremità. Scusa, ti dispiace? Aspetta. Sei fortunata, ne ho due. Tieni. Ma è la cosa più bella del mondo. Credo che partirò da qui. Wow, la colina in bocca. È al lampone. Arriva.
Wow, forza ragazze, forza, così! Il tempo scorre, sapete? È il modo perfetto per averne un assaggino. Oh sì, alla grande così! Il miglior allenamento della vita! Dunque, cosa renderebbe la lezione migliore? Ehi, ne vuoi? Il prof non se ne accorgerà nemmeno. Ma quanto chiacchiera! Scusate? Sta arrivando! Fa finta di niente! Ehi, prof! Per favore, non i miei dolcetti! Che rompiscatole! Tranquilla! Sofia! Non voglio rischiarmela! Sofia! Sul serio, non mi voglio mettere nei guai! Beh, più per me allora! Devo concentrarmi! Aspetta un attimo! Ma perché non ci ho pensato prima? Ho avuto una grande idea! Prendi un portapenne come questo! E disegna un cerchio! Ora bisogna ritagliarlo! Metti della colla a caldo al centro del cerchio. A zigzag è meglio. Poi attaccaci le matite con la punta all'insù. Perfetto! E ora il portapenne. Una volta che le caramelle sono dentro, puoi nascondere tutto con le matite. Ecco! Vuoi prenderne una? La blu è la mia preferita! Copri tutto prima che il prof se ne accorga! Siamo proprio furbe! E ora il secondo round! Ehi, Ellie! Guarda! Sì, Madison, anche io ho della colla stick! No, guardala senza tappo! Oh, la tua colla è rossa! La mia è chiara! No, Ellie! Guarda! Non è colla! E guarda quanto ne esce! È così elastico e divertente! Figo! Vorrei avere anch'io uno slime con cui giocare! Puoi allungarlo così tanto! È l'ora della merenda! Hai mangiato uno slime! Delizioso! Madison, smettila, ti ammalerai! Non preoccuparti, Ellie, non è uno slime! Ascolta, ho preso una colla stick e ho rimosso tutta la colla. Perfetto, niente più colla! E ora prendi alcuni orsetti gommosi e scioglili con un asciugacapelli. Stanno diventando tutti appiccicosi! Com'è divertente! Ok, e ora il passaggio successivo. Mi serve la colla stick e le caramelle gommose sciolte. È ora di versarle dentro. È come un grande globo! Riempio fino in cima. Fatto! E ora il tappo. Sembra proprio una normale colla. Guarda, Madison, l'ho fatto anche io! Guarda com'è elastico e gommoso questo ripieno. Guarda mentre lo stringo tra le dita. Ed è ora di mangiarlo? Ehi, uniamoli e schiacciamoli! Penso che si allungherà per sempre! Diamogli un morso! Ma cosa sta succedendo laggiù? Oh, niente! È solo colla! Colla? Ma come può essere? Ups! Nascondiamo questi dolcetti! Il nastro adesivo sarà la mia arma segreta. Ne metto delle strisce sulla coperta. Ok. Nascondiamo tutto. Oh sì, sono geniale. Oh, arriva qualcuno. Sembra stia dormendo. Che tenero. Un principino. Ma cos'è?
Mamma, ti voglio bene! Sei la migliore! Oh, quanto sei dolce! Oh, quasi mi beccava! Ok, beh, sogni d'oro! Ti spengo la luce! Se n'è andata! Finalmente! Puntino della buonanotte! Dammi i tuoi dolcetti! Oh? Ma cos'è? Oh, il mostro sotto il letto! Oh, sotto le coperte, così non mi prenderà! Un gioco da ragazzi? Tina! Ok, questa era buona. Ecco a te delle caramelle. Wow! Sono tantissime Skittles! Eri così spaventato? Da non credere! Wow! Guarda quante caramelle! No, non posso prenderle con le mani da mostro! Ok, va bene, eccole! Sì! Caramelle! Buonissime! Così tanta fame! Aspetta la mia matita, ma certo! E se fosse una caramella? Sì, la mangerei tutta! Ah? Ma che diavolo sta facendo? David, fermati! Che cosa ne vuoi un po'? Se voglio mangiare una matita? Matita? Oh, giusto, stavo solo immaginando che fosse cibo. Oh, David, qui, lascia che ti mostri com'è diversa la mia matita. Ho cominciato con del cioccolato, l'ho messo su un cucchiaio e ho preso l'asciugacapelli. Ho sciolto il cioccolato e poi ho preso la mia matita. Ho rimosso la gomma da cancellare, ho aggiunto un tubicino su quell'estremità della matita e in questo modo potevo versare dentro il cioccolato fuso. Guarda che delizia! Ma dovevo aspettare che si asciugasse? E tadan! Una gomma da cancellare al cioccolato sulla mia matita. Mi hai ascoltata, lo spero. Tieni, puoi averla. Grazie, Madison, sei fantastica! Ed è così buona, mi serviva proprio. David, no, fermati, il resto è solo una matita! Oh, hai ragione, mi ero dimenticato, colpa mia. Ehi, come va? Ti va di spizzicare qualcosa? È pieno di zucchero. Preferisco le cose sane, grazie. Voglio restare in forma, insomma. Ecco perché mangio soltanto cibi sano. E bevande verdi. Dovresti provare, sai? Io? Preferisco una dieta arcobaleno, piena di cibi gialli, marroni e di qualsiasi sfumatura. Poi niente batte il rosa. Ah no, conosci le regole, giusto? Oh, ma voglio mangiarlo! Sì, vabbè. Devo andare a lezione. Ciao. Che peccato. Vorrà dire che mi allenerò a stomaco vuoto. Però... profumata, giusto? Aspetta un attimo. Ho un'idea! Oh sì, per nasconderlo, tira fuori lo stick dal deodorante. Sostituiscilo con lo zucchero filato così. Furba, eh? È l'odore migliore del mondo. Ed è arrivato il momento di sudare. Su, forza, continua! Solo un secondo! Mi scusi, io comincio adesso! Sì! È l'ora dello snack! Sto sudando come un maiale! Fa quello che devi! Scherzetto! Mi serve una carica di zuccheri! Ma meglio non tirare la corda! Cavolo, se brucia! Divertente questo allenamento! A chi non piacciono gli hula hoop? Mi serve una pausa. E anche uno snack, sembra. Nessuno mi sta guardando. Un morsetto posso darlo, giusto? Ah, sì! Già sento il sapore! E che cos'è un hot dog senza il ketchup? Oh! Che cosa abbiamo qui? Conosci le regole. Mi ha beccato. Oddio, la palestra.
Ma aspetta un attimo. So io come nasconderle. Per prima cosa togliamo le impugnature. Poi passiamo il cordino in questo tubo di plastica. Usiamo questa salsiccia. La buchiamo sotto e spingiamo il tubetto dentro. Non dimentichiamo anche l'altra. Proviamola subito. Ehi, funziona! Mi sto allenando, vede? Se continua così, ragazza. Se l'è proprio bevuta. A noi due proteine. Oh. Mm. Mm. Oh. Le menti affamate pensano le stesse cose. Bene, questo tè sarà fantastico. Oh, mentre aspetto... Ehi, David! Che c'è? Voglio qualcosa anch'io da bere, per favore. Va bene, certo. C'è della cioccolata calda qui dentro. Cioccolata, amo gli snack. Sì, fammi prendere questo. Ehi, cosa? Hai mangiato tutti gli snack? Dalla me, forza, dico sul serio, dammelo subito, non sto scherzando. Sono così arrabbiato con te. Ma la cioccolata! Oh, va bene, riprendila se è così importante. Sì, grazie, David. Fantastico, adesso non ho niente da mangiare. Non la vedo da nessuna parte, posso intrufolarmi. Devo prendere il pacchetto di vermi gommosi che ho qui. Sì, adoro le caramelle gommose, sono le mie preferite. Ciao, David, posso avere dei vermi gommosi, per favore? Prendi tutto il pacco. L'ha preso, ma questo faceva parte del mio piano. Perché mentre lei li sta mangiando, io ho la mia scorta nascosta. Ho preso un tubetto di dentifricio e l'ho spremuto tutto. Guarda quanto gel! Ok, il tubo è vuoto e il dentifricio non mi serve. Devo mettere i vermi gommosi qui dentro. Li infilo piano piano, ci vanno perfettamente. Adesso rimetto il cappuccio. E quando ho voglia di un verme gommoso mi basta spremere. Sì, non vedo l'ora di mangiarlo. Così buono. Ok, mettiamoci qui. Shh, non vogliamo mica che ci scoprano. Ok, abbiamo il pane e ora la marmellata di fragole. Wow, sei davvero geniale. Ha un aspetto delizioso. È davvero buono. Oh sì, guarda che cos'ho. Marmellata nel tubetto del dentifricio. Geniale! E ora mangiamo. Cos'è stato? Thomas? Tina? Oh no, è la mamma! Ci ha trovati! Meglio vedere che stanno facendo. Nasconditi, arriva! Ero sicura di averli sentiti qui dentro. Sta succedendo qualcosa di strano. Ma, forse mi sbagliavo. Metto un po' di crema già che ci sono. Cos'è questa roba? Un attimo. È marmellata! Thomas! Tina! Saranno nei guai non appena li becco! Ok, sembra se ne sia andata! Ora possiamo mangiare! Finalmente! Buonissimo! Ce lo meritiamo proprio! Ah? Va bene, beh, mi serve da bere! Aspetta! Dov'è finita la mia bevanda? Forse sono solo confuso. Che ne dici di alcune patatine? Aspetta, dove sta andando tutto quanto? Jake? Uffa, esatto, ora ricordo. Niente spuntini in classe. Ora cosa faccio? Aspetta, cosa sta mangiando? Ehi, dov'è il cibo? Huh?
questo è solo un taccuino. No, guarda dentro. Ascolta, prendi un normale taccuino. Avrai anche bisogno di un coltello. Ora inizia a tagliare. Devi tagliare un grande quadrato. Ora rimuovi tutte le pagine ritagliate. Guarda, c'è spazio per tutte le caramelle e ci stanno benissimo. Ora chiudi e hai fatto. Ecco, prendi pure. Ma che buone! Occhio, arriva l'insegnante! Hai del cibo? Sembra di no. Ah. Queste vignette fanno ridere da morire. Non c'è nessuno. È l'ora dei dolcetti. Papà, dove sei? Stanno arrivando i bambini. Potresti aiutarmi ad appenderlo in camera? Per favore, non ci vorrà tanto. Ok, bene. Dammi chiodi e martello. Yay! Grazie! Oh, frutta! Ne mangio un po'. Cosa? Nasconde gli snack! Beh, ora i suoi dolcetti sono miei. Ok, altezza perfetta. Oh no, sta tornando! Ok, Tina, ho appeso il quadro. Grazie! Sei il miglior papà del mondo! A volte è proprio strana. Vabbè, torno a rilassarmi. Meglio assicurarmi che non ci sia nessuno. Ma non c'è niente! Tina! Capisco. Sì, sì, per me è chiarissimo. Sto solo masticando il cordoncino, niente di che. Ma Jake sta mangiando qualcosa? Fammi controllare meglio. Sembra un cordoncino. Aspetta. Cos'è questo? Non è un cordoncino. Jake, niente cibo in classe! Beh, mi scusi. E adesso cosa? Ho ancora fame. Oh, penso di avere un'idea. Devo solo bere un sorso d'acqua. Oh, quest'acqua è così deliziosa. Intendo rinfrescante. Jake, io ti vedo. Non puoi mangiare dal bicchiere. Uffa, va bene. Sul serio, torna al lavoro. Sto sempre a morsicare quella penna. Ma ho avuto un'idea. Tutto ok, è ora di mangiare. Toglierò il tappo dell'evidenziatore. Quindi rimuoverò la parte dell'inchiostro. Non devo dimenticarmi della punta. Ah, è più grande di quanto avrei immaginato. Devo anche pulirlo. Il prossimo passaggio è il dolcetto. Infilerò il dolcetto nel pennarello. Perfetto! È ora di rimettere il tappo. Ora va bene. Bene, un evidenziatore dolce. È così buono. Potrei mangiarlo tutto il giorno. Jake! Cosa stai mangiando? Non sto mangiando, sto solo masticando sull'evidenziatore, proprio come lei. Oh, allora va bene, almeno credo. Ammazza! Non posso credere che abbia...